Mi chiamo Suor Cherubina Battaglia, sono la superiora generale dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Ragusa. E lei è Suor Marie-Jeanne, è la consigliera, una delle consigliere generali e nello stesso tempo è superiora della comunità di Giarre. E con le prime suore che hanno messo piede all'Istituto San Giorgio Gualtieri di Adano dopo la partenza delle figlie di Maria Ausiliatrice dello scorso mese di agosto. Ancora nulla di definito, ma quello di oggi viene considerato un passo importante, la prima pietra, dice il presidente della fondazione Nunzio Nasca. Insomma, si riaccende la speranza per il ritorno delle suore ad Adano e nel caso specifico si tratta della congregazione delle suore del Sacro Cuore di Ragusa. Come detto, ancora nulla di deciso, ma le suore dopo aver visitato i locali dell'istituto adanita si sono dette soddisfatte. Ma prima c'è stato un incontro in chiesa madre con i responsabili della fondazione guidata dal presidente Nasca, con il monsignor Reina, monsignor Currao e padre Grasso. Quindi la visita in istituto dove le suore sono state accolte con affetto anche da animatrici e abitanti della zona. Presente anche il sindaco di Adano Pippo Ferrante. È stata la visita alle suore che dovrebbero venire a sostituire le suore che c'erano precedentemente. È una presa di cognizione, una ricognizione dei luoghi. Abbiamo già in linea di massima un sì, però il sì poi è subordinato alla loro esigenza, a quello che succede da questi. Questa intanto è la prima pietra e cerchiamo di costruire il grande palazzo. Con la buona volontà c'è. La loro disponibilità mi sembra che ci sia pure. Massima c'è, ora bisogna poi arrivare a concretizzare di fatto, perché carta canta, dobbiamo mettere. Ma i termini dell'accordo, insomma, quali sono le condizioni? Non lo sapevo, perché condizione primaria e essenziale era quella di visionare i locali, i luoghi, che cosa potevano in prospettiva, cosa potevano offrire. Visto che mi sembrano contenti e contentissimi, ora andiamo poi a quantificare il do ut des o il des comunque questo. Insomma, per un ritorno delle suore da Danno oggi c'è stato un momento importante. È importantissimo. È la prima pietra. Ora si tratta di costruire tutto il grande palazzo, che penso che sia un grande palazzo, più grande di questo. I tempi? Che tempi possiamo ipotizzare? In questo momento non posso ipotizzare niente. Se tutto concorderà, l'avremo al più presto. Se poi dovrebbe esserci piccole cose, non lo sappiamo. Il futuro non è nelle nostre mani, soltanto il presente. Neppure il passato, perché è già passato. Il futuro non l'abbiamo, perché è futuro. Abbiamo soltanto il presente. Il presente è questo, che promette bene. Dopo questa visita ad Adano e all'istituto, quali sono le sue impressioni? C'è questa possibilità che ad Adano possano ritornare le suore? Adesso penseremo, dobbiamo fare discernimento, però siamo rimaste colpite dalla simpatia, dall'accoglienza, a partire dai sacerdoti, il presidente dell'associazione, di tutti i membri, della presidente della casa qui, dove erano prima le suore di Maria Ausiliatrice. Certo, bisogna riflettere, pensare su quello che si può fare. Comunque è una bella struttura, a norma. E speriamo, non si sa mai in un futuro, poter venire e accontentare anche la gente, anche per trasmettere quello che è il nostro carisma della Beata Maria Schienina, carisma che è rivolto ai giovani, ai poveri, alle opere di carità e alla pastorale parrocchiale. Quindi possiamo dire agli adaniti che insomma c'è una grande speranza per il ritorno delle suore ad Adano. Beh, la speranza si dice è l'ultima a morire, speriamo che ci sia questa speranza, nel nostro cuore c'è, dipende poi da tanti fattori che metteremo insieme e valuteremo. Grazie.